La cerimonia si è parlato tanto anche di sicurezza sul lavoro. Sicuramente questo è uno dei temi sui quali ci stiamo misurando in maniera più forte anche rispetto alle alleanze che si possono promuovere in modo che tutte le istituzioni siano impegnate per riuscire ad azzerare quelli che purtroppo sono stati troppi incidenti che oggi contiamo appunto nell'ambito del lavoro. Parlando invece di sicurezza, prima il prefetto Lamorgese ha lanciato l'idea di una sicurezza partecipata che coinvolga i cittadini. Sì, questo è un modello sul quale stiamo già lavorando, a partire dalla collaborazione del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, per estenderlo ai cittadini, alle associazioni e a tutti coloro che possono aiutarci a rendere la città più consapevole di quello che sta affrontando, ma anche più sicura. Avete rafforzato la sicurezza a Brera in questi giorni, pensate di estendere questa misura ad altri quartieri? Allora, sicuramente quello che è accaduto a Brera è un po' una rivisitazione del modello di presenza delle forze dell'ordine e dell'esercito. Sicuramente siamo di fronte a una città che sta cambiando, quindi è evidente che anche quelli che sono i presidi di sicurezza vanno man mano adeguandosi anche al cambiamento che sta affrontando la città. Più persone distribuite tutto l'anno, più quartieri che oggi sono interessati appunto da una presenza importante, e quindi anche la sicurezza va modificandosi per essere all'altezza delle richieste. Chiederebbe altri supporti, altre forze dell'ordine al governo se ci fosse un governo nuovo? Beh, io innanzitutto oggi vedo una riorganizzazione delle forze presenti che hanno già un numero importante. Ovviamente qualora ci fossero dei rafforzamenti dei presidi saremmo ben lieti di accoglierli anche per estendere le aree sulle quali si interviene. Però credo che oggi alla nostra attenzione sia proprio una riorganizzazione della presenza, perché si è anche percepita in maniera più chiara e più presente per l'appunto. Ma quindi diceva allargare il comitato per ordine e sicurezza anche alla partecipazione di, ho capito bene, di associazioni? Ah no, no, no. No, non ho capito. No, allargare quelle che sono le azioni che si propongono, ma già da oggi, se lo vediamo, pensiamo a un evento come il Fuori Salone, è ben evidente che sia necessario che anche tutti gli operatori che partecipano a questa iniziativa siano attori anche delle misure di sicurezza, del rispetto delle stesse, che ci sia una consapevolezza rispetto a tutta la popolazione che afferisce a questo tipo di iniziative. Quindi c'è bisogno di riuscire a collaborare per far sì che le misure in atto, che hanno bisogno di essere ovviamente estese e rafforzate, però siano efficaci. Questo, in questo senso una sicurezza partecipata.